che solo due consiglieri possono portare due persone, c'è un consigliere Allora, che può portare. consigli di presidenza in generale comunque pomeriggi, da quello che so, quando loro prevedono che ci possono essere problemi di ordine pubblico in alcune sedute, anche una volta raggiunto il numero legale, possono decidere di non rendere aperta a tutti la seduta e soltanto a persone che comunque vengono diciamo, autorizzate dai consiglieri. Quindi ogni consigliere può mettere una firma e con quella firma possono entrare due persone per volta. Quindi se... Quindi se 60 consiglieri mettono 60 firme possono entrare in E come 100 mai i persone. consiglieri Però non vogliono mettere, secondo te, le firme? Perché non vogliono che i cittadini assistano? risultati, sì. Ok. Ovviamente di consiglieri là dentro se ce ne sanno 20 su 60 è grasso che cola, in più la maggior parte sono della maggioranza che ovviamente non vogliono le persone dentro all'aula, quindi se riusciranno a entrare 6, 8, 10 cittadini sarà già tanto, e sempre che comunque raggiungano il Quindi numero questo è il legale, se classico c'è oggi. escamotaggio per non far partecipare i Poi cittadini. oltretutto, insomma, non mi sembra che le persone che stanno qui possano causare problemi di ordine pubblico, perché non mi sembra che ci siano queste facce così pericolose. Ecco le facce pericolose, che non vogliono far partecipare al Consiglio Comunale. Queste sono tutte facce pericolose.